I due conduttori saranno premiati con dei nuovi show, ma scoppiano i mal di pancia a Viale Mazzini, il retroscena. Pierluigi Diaco e Francesca Fialdini, volti familiari Rai, avrebbero guadagnato ulteriori punti. Per loro ci sarebbero pronti nuovi programmi che inevitabilmente, laddove arrivi l'ufficialità della loro conduzione, andrebbero a modificare l'equilibrio dei palinsesti attuali. Peccato che, a quanto pare, la decisione di affidargli alcune trasmissioni avrebbe provocato un caos intestino alla Rai, coinvolgendo i vertici e altri professionisti del servizio pubblico, oltre che big di partito, su tutti Giorgia Meloni. A tracciare il quadro della situazione ci ha pensato Dago Spia, che ha raccontato dei retroscena infuocati di quel che sta avvenendo a porte chiuse nelle sedi della TV di Stato. Al momento, ha spiegato il portale diretto da Roberto D'Agostino, a Diaco sarebbe stata promessa la conduzione di Signora Mia nel pomeriggio estivo di Rai 1. E fin qui, nulla di ostico. A innescare malumori ci sarebbe l'idea di designarlo a settembre come sostituto su Rai 2 di Bianca Guaccero, che con ogni probabilità si vedrà chiuso detto fatto. Secondo il sito specializzato Davide Maggio, le speranze che il Factual torni in onda sono ridotte al lumicino. La cancellazione di detto fatto dai palinsesti di Rai 2 non sarebbe una semplice ipotesi, così come non lo sarebbe il subentro di Diaco. Davide Maggio scrive che tale idea sarebbe balenata nella testa del direttore di Rai dei Time Antonio Di Bella. Il quotidiano nazionale La Stampa, in parte smentisce tale notizia, aggiungendo un retroscena che tira in ballo Giorgia Meloni. Il ritorno di Diaco è un'idea condivisa con il direttore del genere dei Time Antonio Di Bella? No, è passata sulla sua testa perché la miglior amica dell'ex fan prodigio della TV, Diaco, NDR, Giorgia Meloni, ha parlato direttamente con il vertice di Viale Mazzini, l'amministratore delegato Rai Carlo Fuortes, NDR. Thank you.